Ferri. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle patate al curry. Il video già c'è, però è un video dove non si sente bene, un po' insomma arrangiato, quindi io lo rifaccio. Anche perché è un contorno semplicissimo, che poi metterò anche nella mia sezione piatti veloci, perché è velocissimo da fare. E va su tutto, addirittura sul pesce. Se voi prendete il salmone, un bel salmone grigliato, ci mettete le patate al curry vicino, ottime. Roast beef, cotoletta, arrosto, di tutto, veramente di tutto. E sono veloci da fare perché c'è questa precottura, insomma, veramente vi darà la possibilità di fare un ottimo contorno in pochissimo tempo. Incominciamo con gli ingredienti, che poi praticamente sono 3 o 4, e poi... Per fare queste patate al curry ci serviranno mezzo chilo di patate a pasta gialla, queste sono rosse esternamente, quindi buccia rossa, pasta gialla. Le taglieremo poi a dadini non troppo piccoli, del sale, del curry e olio extravergine di oliva. Sto sbucciando la mia patata, è l'ultima del mezzo chilo, e adesso la faccio a dadini. Io già mi sono preparata dell'acqua in cui metto le patate, le lascio per diciamo una mezz'oretta, in modo che perdono un po' di amido, perché queste dovremo fare una prima bollitura di un 5 minuti. Ecco qui, vedete, io faccio dei pezzi non troppo grandi, ma neanche insomma microscopici. Comunque potete tagliare anche a spicchi, come più vi piace, io le preferisco così, quindi le faccio così. E adesso le facciamo stare per una mezz'oretta e poi le mettiamo a bollire partendo d'acqua fredda. Ho lavato le mie patate, praticamente le ho tolte dall'acqua in cui erano state per una mezz'oretta e le ho messe in una pentola con acqua fredda sul fuoco. Adesso ci aggiungo un po' di sale e le porto a bollure. Devono venire delle patate non molle, abbastanza al dente, diciamo cotte ma al dente, quindi da quando bollono noi le assaggiamo e vediamo se sono insomma cotte, come vi ho detto, al dente, oppure se dobbiamo farle cuocere per altri 2-3 minuti. Una volta cotte le mie patate al dente, io le ho messe a scolare, adesso che si sono raffreddate me le metto nella mia teglia da forno, una bella teglia larga, me le allargo un poco, ci aggiungo il sale, il nostro curry, a piacere quanto vi piace, io ne metto abbastanza perché a me piace molto il curry, quindi è una di quelle cose che... Insomma, sono patate al curry, quindi non è che possiamo fare un accenno. E poi olio extravergine. Ora ce le giriamo con le mani in modo da non romperle e ce le inforniamo. Devono venire belle dorate e croccanti. Forno 200 gradi. Ecco le nostre patate pronte per essere servite. Io le servirò con del pesce indorato e fritto, un panino e dell'insalata. Buon appetito a tutti!